Enterprise Europe Network è una rete lanciata nel 2008 dalla Direzione Generale Imprese della Commissione Europea. In questi anni è cresciuta rapidamente e raggruppa circa 600 organizzazioni nei paesi dell'Unione Europea ed extra-Unione Europea. Si tratta di camere di commercio, centri di ricerca, istituti di alta tecnologia, agenzie di sviluppo che offrono gratuitamente servizi specializzati alle aziende del territorio. Le aziende che si rivolgono al network ottengono appunto consulenza in materia di internazionalizzazione, trasferimento tecnologico, accesso al credito, fondi per la ricerca, diritto dell'Unione Europea, proprietà intellettuale e brevetti. E hanno anche la possibilità di partecipare al processo legislativo europeo attraverso le consultazioni pubbliche lanciate periodicamente dalla Commissione europea. Un aspetto estremamente interessante della rete è che ha messo in squadra esperti in 17 settori chiave, che spaziano dall'agroalimentare al turismo e patrimonio culturale, e chiaramente ognuno di questi settori ha dei punti di contatto di riferimento presenti chiaramente anche in Italia. Così l'azienda che si rivolge al network ottiene una consulenza personalizzata e altamente qualificata nel settore specifico di interesse. Questi gruppi settoriali, inoltre, spesso costituiscono l'anello di congiunzione tra il network e gli altri fornitori di servizi specializzati, quali le piattaforme tecnologiche europee, i centri di innovazione, i punti di contatto nazionale per i programmi di ricerca, in modo da poter fornire, come dicevamo, una consulenza tra le più mirate e complete a costo zero. Un altro aspetto strategico della rete è dato dal fatto che, contattando il punto di contatto locale e registrandosi quindi al portale, l'azienda può, in autonomia o con l'assistenza dell'operatore dello sportello, accedere ad un database di 23.000 profili di aziende in Europa ed extra-Europa, dove appunto può visionare e accedere appunto a richieste e offerte di partenariati commerciali e richieste e offerte di tecnologia. Ma come si accede ai servizi della rete? In Italia abbiamo circa 50 punti di contatto riuniti in 5 consorzi multiregionali. L'Abruzzo fa parte di Bridge Economies e in Abruzzo la rete è strutturata in un'associazione temporanea di scopo che riunisce appunto il sistema camerale regionale, quindi gli sportelli delle camere di commercio di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, e l'Enea, laddove appunto gli sportelli camerali hanno il compito di fornire le informazioni alle aziende e l'Enea di supportarle nei processi di innovazione tecnologica. Materialmente, quindi, un'azienda che vuole accedere ai servizi della rete cosa può fare? Ci colleghiamo, ad esempio, al sito, alla home della Camera di Commercio di Teramo, clicchiamo sul link Enterprise Europe Network. Leggiamo la descrizione dei servizi offerti e soprattutto il riferimento all'indirizzo al quale rivolgersi. Ma adesso, per capire il potenziale della rete, lanciamo un video tratto da Euronews. Arrivederci alla prossima puntata con In Europa. Benvenuti a Business Planet. Il nuovo episodio prende il via da qui, da Londra. Obiettivo: spiegare la forza dell'Enterprise Europe Network, una rete che raggruppa migliaia di PMI attraverso circa 600 organizzazioni europee, ma anche in una ventina di paesi extraeuropei.
ha ricevuto numerosi premi, i suoi prodotti appaiono sulle più importanti riviste di arredamento a Londra. Il designer Jim Rokos lavora con il vetro e una delle sue ultime creazioni è questo vaso, ispirato a un decanter. Per iniziare a produrlo, Jim si è rivolto all'Enterprise Europe Network, che lo ha messo in contatto con una fabbrica di vetro in Repubblica Ceca. Dovevamo produrne solo 200 pezzi, per cui era complicato trovare una fabbrica disposta ad evadere un ordine tanto piccolo, ma anche qualcuno che rispondesse agli altissimi standard del mercato del lusso. Ed è qui, nel cuore dei Monti dei Giganti, nei Sudeti Cechi, che Jim ha trovato l'azienda partner. Andiamo alla scoperta di una delle fabbriche di vetro tra le più antiche, ma anche tra le più rinomate al mondo. Grazie ai rappresentanti dell'Enterprise Europe Network a Londra e a Praga, che possiedono migliaia di contatti e di profili di imprenditori, Jim ha potuto mettersi in contatto con Peter. Il proprietario di questa fabbrica gli ha offerto un lavoro di qualità a tariffe molto più competitive. A volte lavorare con i designer moderni può essere molto complicato e impegnativo, ma dà nuove idee alla nostra produzione e rende più attrattiva la nostra fabbrica del vetro. In pochi mesi e senza essersi incontrati di persona, Jim e Petr hanno dato il via a una proficua collaborazione. Dopo aver realizzato dei campioni, la produzione ha preso il via. Petr va avanti con la produzione, mi ha anche trovato un meraviglioso imballo di legno e adesso stiamo già pensando al nostro prossimo progetto, un decanter per il vino. Sul fronte ceco, Petr è più che soddisfatto dei risultati ottenuti grazie all'Enterprise Europe Network. La sua azienda ha bisogno di diversificarsi per continuare a esistere. Lui ha capito perfettamente che la rete avrebbe potuto dargli nuove opportunità e nuove possibilità di collaborazione. Lavorare con l'Enterprise Europe Network consente di creare un link diretto con i nuovi clienti. Si ha la garanzia della serietà del cliente e inoltre il servizio offerto dall'Enterprise Europe Network è gratuito. Le tre chiavi del successo sono un prodotto meraviglioso, fare in modo che le persone che lavorano per te siano felici e rivolgersi al network quando se ne ha bisogno.